Quindi per 7 giorni non si doveva tenere in casa, mangiare cose lievitate, non si dovevano tenere dei cibi contenenti del lievito. Amen? Per 7 giorni, sia il primo giorno che era la Pasqua e poi i giorni successivi fino al 21° giorno. Amen? Ecco perché sta scritto: ora avvenne il giorno degli azimi. Perché quando voi leggete, dice: ma che vuol dire che era il giorno degli azimi? Perché appunto era il primo giorno che era la Pasqua ed era il giorno degli azimi che si dovevano celebrare. Allora, quella sera Gesù, che prese il posto di quell'agnello, alleluia, amen, che i sacerdoti immolavano e versavano il sangue, allora Gesù, per no, guardate, non avrebbe potuto il Signore continuarci a far celebrare la Pasqua? Fratello, tutto sommato non era buono. Fratello, noi per esempio per la Pasqua, no? Ci procuravamo un bel agnello, no? Seguite attentamente. Ci procuravamo, perché così devono fare allora, no? Si procuravano un agnello, proprio un bel agnello. Uscannamo. E poi ce lo facciamo arrosto, tutta la famiglia unita. Se avanza, se è troppo un agnello, invitiamo anche i vicini in modo che consumiamo tutto questo agnello. Fratelli, non sarebbe stato bello? Una bella. Si sarebbe trasformata in una schidecchiata, no? Perché ci pensate, a celebrare la Pasqua con un bel agnello rostuto allo spiedo, che ciauro, no? Altro che sacrificio di Cristo, no? Ma vedete, questo non poteva accadere, perché fratelli, perché ora come si festeggia avanti a Pasqua? Pasta a forno, arancini, lasagne, avalumedda, usronco, no? La pasta maturana. Vedete come? Quindi si sarebbe trasformato in uno schidiglio veramente. Però, allora, invece, ecco, il Signore ha stabilito di celebrare la Pasqua in quelle prese. E vedete, loro non la potevano trasformare in una festa, diciamo, di soddisfazione. Perché loro lo dovevano mangiare intanto con pane senza lievito e con delle erbe amare. Amen? Quindi non era pottavoro dolci. Amen? Gloria a Dio. Quindi era sempre un mangiare, come dire, fratelli, come quando uno è malato e a mangiare pasta con l'olio, oppure senza sale. Ecco, quindi la Santa Cena che celebravano non era, vedete, in base a come si doveva celebrare, non dava motivo di fare festa. Amen, gloria a Dio. E allora il Signore ha scelto quel giorno. E così il Signore ci ha dato quest'ordine di celebrarla una volta l'anno, perché dice: io sono morto una volta l'anno, una volta sola, non tutte le volte. Quindi voi celebrerete la Santa Cena una volta all'anno. Dice: ma senti, ma se non è sempre che si celebra tutti gli anni? Sì, ma un anno è il ciclo completo di una vita, per dire. Perché infatti tutto inizia con l'anno nuovo, iniziano poi le stagioni. Vedete? Quindi è un periodo intero. E quindi è come se fosse una vita intera, un tempo, un anno è un tempo stabilito da Dio. Ecco perché si fa una volta all'anno. Amen, gloria a Dio. Quindi questa sera il Signore ci ha spiegato questo, per molti di voi lo sapevate, ma il Signore ha voluto ricordarcelo in modo tale che, perché viviamo in un mondo dove
vedete, si fa di tutto e di più, possiamo dire. Ognuno fa come la pensa. Ci sono anche, vedete, degli evangelici che fanno le cose a modo proprio. Noi non dobbiamo essere di quei credenti o evangelici, quello come ci vogliono chiamare, che facciamo le cose di testa nostra. Noi facciamo le cose per come il Dio le ha stabilite e come il Dio ce le ha ordinate. E questa sera ci troviamo qui perché Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Amen. Alleluia. Quindi pensate voi che sia glorificato Dio. Che bello sapere questo, guardate, che bello sapere che in questo giorno, bello saperlo però perché siamo stati salvati, amen? Che 2000 anni circa fa, a quest'ora, Gesù era seduto in un tavolo più o meno come questo, con i suoi 12 apostoli. Alleluia. Amen. E che appunto ha preso il pane. Alleluia. Lo ha benedetto, lo ha quindi innalzato verso il Padre per dire: Padre, ti ringrazio per questo giorno. Ho tanto desiderato di mangiare questa Pasqua, perché questa sera mi hai dato, Signore, Padre, la possibilità di ricondurre a te tutti quei figliuoli che si erano perduti per la via di questo mondo. Alleluia. Ora grazie a questo corpo spezzato. Alleluia. Questo è il mio corpo, rotto per voi. Alleluia. Mangiatene tutti. Perché chi mangia del mio corpo e beve del mio sangue sarà salvato. Alleluia. Alleluia. Gloria all'Altissimo. Alleluia. Benedetto sia l'Eterno. Alleluia. Gloria al tuo nome. Alleluia. Alleluia. Poi prese del calice, appunto, versò del vino. Lo innalzò verso il Padre e lo offerse al Padre come sacrificio per la salvezza di tutti quanti noi. Quindi Padre, a te elevo l'anima mia, a te elevo il mio spirito, a te elevo, Signore, Dio e Padre, la mia vita, il mio sangue, per tutti quelli che mi hai dato e mi darai. Voi, miei discepoli, fate questo in memoria di me, perché questo è il nuovo patto nel mio sangue. Bevetene tutti per la remissione dei vostri peccati, per la salvezza dell'anima e per la vita eterna, nel mio nome, Cristo Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Gloria all'Altissimo. Alleluia. Questo avvenne, così avvenne, fratelli, nella maniera familiare. Alleluia. Perché Gesù, vedete, non lo fece all'aperto per fare pubblicità, perché lui sapeva cosa lo aspettava subito dopo quelle poche ore che gli rimanevano di vita. Alleluia. Però vedete, lo fece allegramente. Lui sapeva che cosa sarebbe andato incontro, ma sapeva anche che in questo sacrificio, in questo sangue, appunto in quest'opera che lui ha compiuto, c'era anche la salvezza di noi tutti che siamo qui presenti a celebrare questa Pasqua. Amen. E Dio ci benedica. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in me. Io presto salirò in cielo al Padre mio, un luogo vero.
poi ritornerò. Siate pronti per quel giorno e vi accoglierò. E mentre mangio questa cena, voglio che sappiate che sulla croce per voi tutti morirò. Che spargerò il mio sangue, io così vi salverò. Che spezzerò il mio corpo per dar la vita a voi. Mangiate questo pane, ricordate che in croce per voi tutti io morirò. Bevete questo vino finché vi con voi, nel cielo nuovo io lo vedrò. Vi do un comandamento nuovo, prima di morire, amatevi l'un l'altro come ho amato voi, e perdonatevi di cuore, vi ho perdonati anch'io. Grazie Padre, perché ci hai permesso, appunto, e ci hai così onorati, alleluia, alleluia, di accostarci al tuo corpo, Gesù, e bene del tuo sangue. Grazie a te, Gesù, grazie al Padre, grazie allo Spirito Santo, ora e sempre in eterno. Amen, amen. Di Dio vi benedica, amen. Gloria a te. Mangiate questo pane, ricordate.